Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua oggi in bici come sempre e oggi andiamo a farci un girettino così veloce veloce, a prendere qualche sentiero che avrete già visto sicuro, perché ormai mi ha portato un po' ovunque qua in bassa valle. Volevo semplicemente portarvi insieme a me per raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza con Canyon e come mi sono trovato dopo un anno di utilizzo della qui presente Canyon Neuron. Vabbè, la vedete un po' tutta della sporca perché l'ho usata già 2 giorni fa. Però bando alle ciance, adesso recuperiamo la salita che è più avanti. Qua siamo a Traona, nuovo magazzino di Martinelli, cioè nuovo magazzino, nuovo negozio di Martinelli in costruzione. Bene, adesso che mi sono fatto passare il fiatone un pochino, possiamo parlare di salita, visto che siamo in salita. Non vi nascondo il fatto che in salita, su questo tipo di strade, quindi su strada asfaltata, proprio non ti passa il tempo. La tiri su facilmente, però cioè proprio dici, cacchio, non possono esserci strade un pochino più in piedi. Questo perché grazie al 32 e al 51 al posteriore e grazie anche al fatto della presenza della sospensione posteriore, in salita è molto molto facile affrontare anche pezzi un pochino più scassati in fuoristrada, anzi è anche più divertente rispetto a che farti tutto sto pezzo monotono su asfalto. Altro aspetto positivo dell'ammo è il lockout, potete vedere con la rubina blu lì, la levetta di blu, che in pratica ha 3 posizioni, aperto, chiuso e semi aperto o semi chiuso, come preferite voi, in macchina. Abbiamo il lockout qua, questa levetta qua, e devo dire che dopo 2 anni di funzionamento è ancora perfettamente funzionante. Non ho ancora fatto la revisione né alle sospensioni né alla forcella. Parlando del cambio, visto che siamo sempre in salita, il cambio in quest'anno di utilizzo non mi ha dato nessun tipo di problema, non si è mai scalibrato, quindi Shimano in questo è top, non ho mai dovuto mettere mano. Solo 2 volte avevo delle piccole problematiche, cioè una volta finito il giro vicino a casa e arrivato a casa scoprivo che era il perno passante che non era chiuso proprio perfettamente, quindi era quello che sballava tutto. Quindi lato sospensioni e lato cambio top, anche la forcella davanti vabbè, in salita la lascio sempre aperta in qualsiasi caso, ma ci ho fatto abitudine, ma una volta che è chiusa è come aver qua una bici da corsa. Ora la mia impostazione su questa strada è andare su con la forcella completamente aperta e l'ammo completamente chiuso, però mi capita a volte di dimenticarmelo aperto in salita e chiuso in discesa. Bando alle ciance, adesso lì dopo il cartello tornante c'è il sentiero destro. E ragazzi, non potevo portarvi in un posto migliore che Bioggio, la chiesetta di Bioggio con Mello là davanti, 1000 volte vi ho portato qua. Comunque parliamo di taglie, quindi la mia Canyon è una M, io sono alto 1,82, il sito Canyon mi dava l'intero cavallo tra le due. Comunque con la M mi trovo molto bene, anche se magari sui pezzi più veloci così la senti che proprio non ti senti molto a tuo agio. Un ragazzo mi ha chiesto, era alto 1,73, mi ha chiesto se poteva andare bene, penso proprio di sì. Anche perché io come reggisella ho ancora questo spessore qui, che adesso non so quanto sia, troppo non ho qua il centimetro. Comunque avete ancora un pochino di gioco, se no dovete cambiare reggisella che è da 125 di escursione mi pare. Comunque se io dovessi fare errori in questo momento, cioè vi uscirà fuori la scritta giusta delle impostazioni. Abbiamo parlato di tutti i componenti in pratica. Il telaio qua sotto presenta appunto la plastica qua che protegge i cavi, molto utile, e non si è neanche troppo distrutta in questo anno di utilizzo. Le pedivelle hanno un pochino di usura, ma perché avete pesto giù in ogni dove. I freni, come possiamo vedere, sono un po' consumati. Adesso vabbè, non ho fatto discesa, comunque si sente un pochino che c'è il gradino, quindi bisognerebbe cambiarle. Ah ecco, ultima usura, il copertone. Vabbè, il copertone all'anteriore l'ho cambiato quest'estate ed è nuovo in pratica. Il copertone al posteriore invece inizia a essere un pochino limato e c'è dentro anche qualche tagliuzzo. Poi non l'ho neanche gonfiato e mi sa che se oggi non buco è miracolo. Ma prima della discesa vi ricordo a tutti che se vi piace il canale potete iscrivervi qua sotto, così rimanete sempre aggiornati, e se vi piace il video mettete un bel like.
e commentate, fate quello che volete, potete anche mettere dislike volendo, cioè non è un problema. Comunque mandatemi un feedback così io posso migliorare. Bando alle ciance, più arance giù in discesa. Cazzo, quanti rami che ci sono. Forse un po' di foliage. Sono anche un po' di piante cadute. Wow. Puttana. E poi questi si di spine del cane. Mucho gusto. Qua c'è là. No, aspettate, Cercino, questo è Cercino ragazzi, la chiesetta qua. Qua il ponte, anche questo ve l'ho già fatto vedere, quindi vi metterò qualche pezzettino. E poi prendiamo un persiro. Esattamente qua. Cazzo! C'era un bel ramo in mezzo. E qua a sinistra. Eccoci ragazzi, arrivati finalmente alla presa del Valle Oscura. Comunque qua da qualche parte, qui, quello lì mi sa, è un sentiero che viene giù da sopra. Bisognerebbe farlo per capire da dove arriva. Ah! Come inizio, devo dire niente male. Un benvenuto.
questi qua non si sono, non li ha tagliati nessuno, ma si sono rotti da soli col vento. Io continuo a prendere. Lasciate un bel like per le mie calze Super Fashion. Torniamo in sella alla bici e andiamo giù con estrema cautela, che non vogliamo finire male. Wow. Cacchio, figata quella. Sinistra. Cacchio, devo guardare l'uscita, non l'entrata. Chiude in acqua, classicume. E là. Ci si passa per il rotto della cuffia. Sbagliato. Ah, quel sasso maledetto. Cazzo. Si è alzato un po' il vento, eh. Non mi sento tanto a mio agio. Piegala sta bici, Matteo. Quella quasi impuntata. Sempre il solito drop lì che ti viene una voglia di saltarlo. Bene ragazzi, questo era il video delle condizioni in cui è la mia Canyon dopo un anno di utilizzo. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete mettere un bel like, di iscrivervi ancora una volta qua al canale se volete vedere cose nuove, e nulla, noi ci vediamo in un nuovo fantastico video. Ciao ragazzi e buona giornata a tutti.